Ciao a tutti. Eccoci con la nostra diretta del mercoledì. Ciao Lorenzo, mio figlio ci farà d'aiuto. Ciao Lorenzo. Va bene, insomma è un po' assonnato oggi. Siamo in cucina, come potete vedere, insomma stiamo preparando un po' di cose. E ora vediamo un esperimento interessante. Lorenzo, versa un po' di pepe. Aspetta, aspetta che accendiamo la luce. Allora, accendiamo la luce. Allora, versiamo un po' di pepe su questo foglio. Lorenzo, versi tu o verso io? Verso io. Allora, versiamo un po' di pepe. Allora, tempo che vediamo di mettere anche a fuoco, eccolo qua. Abbiamo versato di pepe, c'è Lorenzo che mi aiuta, ne verso un altro poco ancora. Eccolo qui. Ora versiamo, invece, mescoliamo il tutto con un po' di sale. Prendo il sale. Vuoi metterlo un po' tu? Vai Lorenzo, mettilo qui. Adesso mio figlio ci aiuta. E le spiego la prima. Ecco, allora mescoliamo adesso il pepe. Vai Lorenzo, mescola un po'. Ok, adesso come si può vedere, insomma, è davvero molto molto difficile riuscire a separare il sale dal pepe. È un'esperienza, insomma, davvero complicata. Come facciamo a separare il sale dal pepe? Qui interviene la fisica. Allora, Lorenzo, aspettiamo, qui ho un cucchiaio e ho diciamo, scusatemi, insomma, una coperta di lana. Strofino il mio cucchiaio di plastica sulla coperta, energicamente. Ok, lo faccio ancora di più. Il mio cucchiaio si elettrizzerà. Si parla anche di carica, si carica per strofinio. Adesso il mio cucchiaio è carico, non so se di carica positiva o negativa, ed essendo anche un isolante me lo posso portare in giro, tra l'altro. Allora, avvicino al sale e al pepe, fermo Lorenzo, vediamo. Per induzione elettrostatica io attirerò soltanto il pepe. Per quale motivo? Perché il sale è molto, insomma, ha una densità molto maggiore del pepe, in realtà sono anche granuli più grandi, cioè sostanzialmente il granello di sale ha un peso maggiore del pepe e quindi il sale viene comunque attratto, però la forza elettrica, in questo caso elettrostatica, non riesce a, insomma, a bilanciare il peso del sale. Mio figlio qui adesso ha davvero, insomma, mescolato un po' tutto, però come si può vedere, io riesco, raccolgo solo il pepe. Questo è un semplice esperimento in cucina. No, Lorenzo, non ne mettiamo più di pepe. Lorenzo, ti è piaciuto l'esperimento? A Lorenzo è piaciuto. La prossima settimana ne faremo altre. Ciao a tutti.